22 agosto. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'invito alla gioia è vera rivelazione. È attestazione e manifestazione della più pura salvatrice, redentrice, liberatrice presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Il Signore regna. Esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo. Vede e trema la terra. I monti fondono come cera davanti al Signore. Davanti al Signore rischiarano il mondo. Vede e trema la terra. I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrino tutti gli dei. Ascolti, Sion, e ne gioisca. Esultino i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi, Signore. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dei. Odiate il male, voi che amate il Signore. Egli custodisce la vita dei suoi fedeli, li libererà dalle mani dei malvagi. Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Gioite, giusti nel Signore, della sua santità celebrate il ricordo. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate. Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi, ma la sua collera contro i nemici. Poiché ecco il Signore viene con il fuoco, i suoi carri sono come un turbine per riversare con l'ardore l'ira, la sua minaccia con fiamme di fuoco. Con il fuoco infatti il Signore farà giustizia e con la spada su ogni uomo. Molti saranno i colpiti dal Signore. Coloro che si consacrano e purificano nei giardini, seguendo uno che sta in mezzo, che mangiano carne suina, cose obbrobriose e topi, insieme finiranno, oracolo del Signore, con le loro opere e i loro propositi. Non temere, terra, ma rallegrati e gioisci, poiché cose grandi ha fatto il Signore. Non temete, animali selvatici, perché i pascoli della steppa hanno germogliato, perché gli alberi producono i frutti, la vite e il fico danno loro ricchezze. Voi, figli di Sion, rallegratevi, gioite nel Signore, vostro Dio, perché vi dà la pioggia in giusta misura. Per voi fa scendere l'acqua, la pioggia d'autunno e di primavera come in passato. Le aie si riempiranno di grano e i tini traboccheranno di vino nuovo e di olio. Vi compenserò delle annate divorate dalla locusta e dal bruco, dal grillo e dalla cavalletta, da quel grande esercito che ho mandato contro di voi. Mangerete in abbondanza, a sazietà, e loderete il nome del Signore vostro Dio, che in mezzo a voi ha fatto meraviglie. Mai più vergogna per il mio popolo. Allora voi riconoscerete che io sono in mezzo a Israele e che io sono il Signore vostro Dio, e non ce ne sono altri. Mai più vergogna per il mio popolo. Oggi Maria è invitata a rallegrarsi. Dio l'ha costituita regina del cielo e della terra. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, ad una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco,
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'esso un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Non solo Maria si deve rallegrare, con lei il mondo intero. L'universo e Dio stesso hanno la loro regina e la madre del suo figlio, del Verbo da lui generato. Vergine Maria, madre della redenzione, angeli santi, aiutateci ad esultare, a gioire.